Sì, un'altra partita andata finalmente, ragazzi. 2-0 contro il Chievo di Verona in casa. Bella tutta la vostra Frank della 4 grande. Anche se oggi non è proprio giornata di salute. No, scherzo, dai. È giornata di salute anche se sono stato messo in castigo proprio. Perché io faccio delle cavolate. Anche se non ho mantenuto molto le promesse del. Beh, non è che posso essere perfetto, perfetto, perfetto. Dai, su. Andiamoci un po' giù. Allora, dai, prima della partita. Innanzitutto voglio dire che la partita non l'ho vista, perché non l'ho vista. Sono andato in questo posto, appunto, mia madre mi ha perdonato quasi, ecco. Sono andato a mangiare la pizza in questo posto, dove era papà? Buccinasco? A Sago, ecco. Vicino però, vicino a casa nostra. E prima siamo andati in questo ristorante, che, come si chiamava? L'Agorà, ecco, mi ricordavo il nome. C'era la televisione al piano di sopra, c'erano i cosi dei. C'era tipo un acquario, quello lì. Come si chiama quello lì? Quei pesci lì strani, non sono pesci, i granchi, ecco, che c'erano i granchi nell'acqua, in questo piccolo acquario, beh, penso sia stato salato, perché i granchi vengono nell'acqua salata. E c'erano altre visioni per la partita, ho detto, finalmente, così mangio e vedo la partita. Invece siamo andati piano di sotto, l'ambiente era più gradevole, però non c'era il televisore. Allora io. Come scusa, magari ho detto vado in bagno, magari lo spesso così faccio, do un'occhiatina lì veloce, però i bagni erano lì sotto, quindi sono stato fottuto perché i bagni erano al piano di sotto e quindi avevo delle sbirciatine di sopra, però non mi so, ho mancato la cosa più bella della partita, i due gol di Higuaín. Primo gol, assist al bacio di Dybala, ragazzi, assist al bacio di Dybala e gol di Higuaín strepitoso, sono abbracciati, sono. Fatto sesso, no, scherzo, dai, stavo scherzando, sono abbracciati perché chiaramente sono grandi amici, si fanno assist con la Juventus, loro ci rappresentano un attimo perché senza Dybala e Higuaín non saremo la squadra che ora siamo. Ah, mi pare altro che non capisco un. Cioè, come senza Dybala e Higuaín? Provate a scrivere nei commenti, secondo voi senza Dybala e Higuaín la Juventus sarebbe com'è? No, lo dico io, due bombe assurde, cioè praticamente. C'era scritto anche nel mio stato di WhatsApp, Dybala e Higuaín bomber assurdi, col simbolo dell'Argentina. E quindi il primo gol strepitoso, poi la Juventus ha mantenuto il ritmo un pochino, perché io in macca, secondo me il Chievo ha avuto delle occasioni, dove in teoria la Juventus avrebbe dovuto fare di meglio, perché dai, non possiamo concedere certe occasioni al Chievo, cioè, sentimi col Chievo di Verona, devi vincere questa partita qua, chiudi là e basta. L'abbiamo chiusa, sì, ma all'86esimo con un'azione fantastica di Dybala, mamma. Dybala, non lo vorrei mai cedere. Tutto succede Higuaín, guardate, Dybala perché è lui che dà i baci per i gol, ragazzi, cavolo. Quadrado mi sembra. Higuaín non può sbagliare perché ha sbagliato un gol, mamma mia, Higuaín. Che cacchio, quello segnava anche il mio cane, lo segnava col naso. Cioè, lo segnava anche il mio cane. Come cacchio si fa a sbagliare solo a 2 metri dalla porta, col portiere? Ma devi buttare giù la porta, tu prendi 7 milioni e mezzo ogni anno e sbagli l'occasione davanti al portiere quando puoi chiudere la partita. Vabbè, comunque il gol l'ha fatto, alla fine ci mancasse perché sbagliava pure quello, anche se è più facile il gol che ha sbagliato. Sì, più facile perché comunque lì non solo era messo in angolazione in più magari sfavorevole, ma c'era anche il cacciatore mi sembra che proteggeva, vabbè, fatto gol, 2-0. Ciao. E ora testa al Barcellona, testa al Barcellona. Con calma, bisogna allenarsi, bisogna prepararsi per la partita. Allora, abbiamo pareggiato 2-2 col Bayern Monaco con un errore arbitrale. Non è detto che possiamo farlo anche col Barcellona, come anche detto. Quindi, ragazzi, io farò la reaction, magari la caricherò dopo, ma la farò la reaction perché è giusto che la faccio. Ebbene, ci vediamo al prossimo video che sarà, dico, fare video corti, 4 minuti, vabbè, mo chiudo, dai. Vi mando un bacio a tutti, ci vediamo domani alle 15 in un posto speciale, non vi dico dove. E tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve sempre. Vinciamo il Barcellona? Vabbè, può darsi, come può non darsi.